Il sole si stiracchia dietro le montagne. Il postino Cardellino, che è uscito molto presto, vola fino alla casa sull'albero di scoiattolo e lascia scivolare una lettera nel buco del tronco cavo. Quando Scoiattolo si sveglia, è pieno giorno. Tra uno sbadiglio e l'altro, si alza e comincia a preparare la colazione. Nella tazza delle nocciole si trova la misteriosa busta. Scoiattolo legge la lettera, sgrana gli occhi e, di scatto, scappa a prepararsi. È così agitato che esce di casa vestito in modo strano, con le scarpe al contrario e lo zaino aperto che gli ciondola dalle spalle. Scoiattolo corre a più non posso, ma, mentre attraversa un campo, Cervo lo ferma. Che fortuna incontrarti, Scoiattolo! Mi aiuti a ornare le mie corna con questi fiori? Mi sto preparando per l'appuntamento con Cerva. È il momento perfetto. Ho un po' di fretta, ma credo che per un minuto non cambierà nulla, dice Scoiattolo, senza potersi negare. Scoiattolo aiuta Cervo e riprende veloce il suo cammino. Seduta in riva al fiume, Tartaruga lavora a maglia con grande entusiasmo. Aspetta un attimo, Scoiattolo. Potresti andare a casa di Pecora a prendere una matassa di lana? Ho bisogno di finire questa coperta il prima possibile. E io mi sposto molto lentamente. Si è arrivato nel momento perfetto. D'accordo, andrò lì in un baleno, accetta Scoiattolo, guardando con la coda dell'occhio il suo orologio. Scoiattolo va a prendere il gomitolo per Tartaruga e prosegue rapido verso la sua meta. Arrampicatosi i rami di un albero, Orso fa pericolosi esercizi di equilibrismo. Scusa, amico Scoiattolo, l'alveare è troppo in alto. Mi aiuti a raggiungerlo? Vorrei raccogliere del miele. È il momento perfetto. Lo farò in un lampo, acconsente Scoiattolo. Dopo aver aiutato Orso, Scoiattolo riparte. Lungo la strada incontra Riccio, affaticato. Mi serve un favore, Scoiattolo. Non riesco a togliere queste pesche dai miei aculei. Sono già abbastanza mature. È il momento perfetto. Non preoccuparti, te le toglierò in un batter d'occhio, propone Scoiattolo, anche se ha poco tempo. Scoiattolo stacca le pesche dalla schiena di Riccio e va via di corsa. La giornata trascorre e, malgrado la fretta, Scoiattolo dà aiuto agli animali del bosco che ne hanno bisogno. Lupo, marmotta, volpe, furetto, rana e pesce. Il sole si nasconde dietro le montagne. Per tutte le nocciole del bosco è tardissimo. Sono sicuro che arriverò in un brutto momento, pensa preoccupato mentre continua ad andare avanti. Alla fine del sentiero vede la luce accesa della tana. È quasi arrivato. Ma all'improvviso si ricorda di qualcosa che lo paralizza. Come ho fatto a non pensarci? Si domanda, mettendosi le mani in testa. In questi casi si porta sempre un bel regalo, pensa, nervoso, mentre fruga nello zaino, pur sapendo che lì non troverà nulla. Inspiegabilmente, dallo zaino iniziano a uscire tante cose. Un mazzolino di fiori, una sciarpa calda, un barattolo di miele, una pesca matura al punto giusto. Scoiattolo non sta nella pelle per l'emozione.
Per tutto il giorno, grati per il suo aiuto, gli animali del bosco, via via, avevano messo doni nello zaino aperto di scoiattolo, che nella fretta neanche se n'era accorto. Scoiattolo, tremante, bussa alla porta della tana. Avanti! Si sente dall'altra parte. La sua cara amica lepre è sdraiata sul letto. Intorno a lei si scorgono le testoline dei suoi meravigliosi cuccioli, appena nati. Scusami, sono arrivato tardi, dice titubante scoiattolo, emozionato alla vista di quella bellissima immagine. Ci siamo appena svegliati, sorride lepre. Arrivi proprio nel momento perfetto. Caro scoiattolo, ti scrivo per comunicarti una grande notizia. All'alba sono nate le piccole lepri. Sono sicuro che se andrai a trovarle presto, la tua amica, mamma lepre, farà salti di gioia. Il vicino gufo.